condivido, e cioè che appunto si parla, no? Dice, qual è dunque l'immagine della scienza e quali sono le aspettative delle ragazze e ragazzi nei suoi confronti? I risultati sono piuttosto chiari, le ore dedicate alla scienza a scuola sono valutate positivamente dagli studenti, ma la scienza interessa soprattutto se è utile per la vita di ogni giorno o in prospettiva per il proprio percorso di studio e futuro lavoro, che non c'è niente di male ovviamente in tutto questo, no? Anzi, è una cosa positiva. Però appunto dietro questi dati c'è qualcosa di interessante da leggere. Cioè, la scienza non è solo una raccolta di nozioni o di fatti che noi dobbiamo imparare. Infatti la fine del commento è un atteggiamento molto pragmatico che lascia poco spazio all'apprezzamento dei contenuti scientifici come parte integrante della cultura. Questo è un problema di cui si discute insomma da molto tempo e di cui anch'io mi occupo, che ad esempio riguarda il modo in cui noi insegniamo le materie scientifiche nelle nostre scuole, nei licei, ma non solo. Siamo sicuri di insegnare veramente la scienza? O siamo sicuri soltanto, o insegniamo soltanto dei contenuti che vengono appunto appresi anche dal punto di vista pragmatico, ma poi alla fine non si sa esattamente che cos'è la scienza come forma di cultura? Ad esempio, no? Carl Sagan, famoso, uno dei più grandi, non solo scienziati del Novecento, ma famosissimo divulgatore, fondatore del proprio progetto SETI, no? La ricerca della vita extraterrestre, intelligenza extraterrestre, per esempio ha detto questa cosa molto bella, no? Più che un complesso di conoscenze, la scienza è un modo di pensare, cioè non sono solo i dati che si acquisiscono, non sono solo nozioni tecniche, come ad esempio a scuola appunto impariamo la chimica, impariamo la matematica, tutte cose ovviamente che vanno imparate anche in quel modo. Però poi cosa c'è dietro quella chimica che imparo, quelle equazioni, quelle nozioni, quello scienziato, quando è vissuto, qual è stato il percorso che l'ha portato a determinate scoperte? La scienza ha un percorso lineare oppure più complicata? Quali sono i rapporti tra scienza e letteratura, tra scienza e filosofia?